approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il bilancio preventivo 2021 di IRPET. Aree interne, risoluzione unanime per individuare azioni urgenti e risorse a sostegno delle zone disagiate. IRPET via libera al bilancio preventivo. Con un valore della produzione di circa 3 milioni e 300 mila euro ed un costo della produzione di circa 3 milioni e 200 mila euro e un risultato in pareggio per gli importi di IRAP e IRES, il Consiglio regionale ha approvato in maggioranza il bilancio preventivo 2021 dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. È stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ad illustrarlo in aula. I finanziamenti della Regione Toscana sono di circa 3 milioni e 300 mila euro, cui si aggiungono i ricavi da altre attività. I costi della produzione sono costituiti in gran parte dal costo del personale passato da 37 a 35 unità e l'acquisto di servizi funzionali all'attività di ricerca. Bugliani ha quindi ringraziato il direttore Stefano Casini Benvenuti per il lavoro fatto in questi anni. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana, ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Apprezzamento per il lavoro di IRPET è stato espresso dalla Lega. E oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio dove le voci di entrata e di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della Regione, per quanto riguarda l'uscita è il costo del personale, che però occorre mettere in evidenza da 37 unità è passata da 35. Quindi è vero che c'è stato un leggero aumento, ma non dovuto a IRPET ancora una volta, quanto più al contratto collettivo di lavoro nazionale, alla nuova contrattazione. Quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET, che a noi rispetto a quella della Giunta veramente ci trova alquanto d'accordo, per quella necessità di ricostruire la Toscana. Quando sento parlare Gianni in aula è sempre un continuo insistere su politiche ormai che sono superate, sono quelle già del predecessore Rossi. IRPET invece parla soprattutto a causa della pandemia, della necessità di ricostruzione, una Toscana che guarda al 2020. Sulla base degli studi di IRPET noi stiamo lavorando per far sì che possano esservi delle sollecitazioni. Credo che il voto della Lega sia un voto di, un voto di maturità, perché quando un istituto, l'IRPET, lavora bene e fa un buon bilancio, credo che sia opportuno votare a favore. Italia Viva si è soffermata soprattutto sul lavoro futuro che dovrà fare IRPET. Sì, l'istituto regionale sta facendo un lavoro importante, sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovrà soprattutto calcolare, studiare, comprendere gli effetti della pandemia sulla economia della Toscana e vedere zona per zona qual è stato l'impatto economico che si è tramutato ovviamente in ambito locale, e quindi nei prossimi anni ridisegneremo una Toscana nuova. Deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo, che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti del recovery plan. Quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia, con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato il proprio status economico più di altri, e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale. Perplessità sul bilancio da parte del Movimento 5 Stelle. IRPET è sicuramente un organismo fondamentale perché ci aiuta ad approfondire anche degli aspetti molto tecnici del lavoro che facciamo. Dal punto di vista del bilancio abbiamo delle perplessità, per esempio il grande numero di consulenze che serve. Io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la Regione Toscana avrà bisogno nei prossimi anni. Si parla del piano resilienza, che è immediato, ma io parlo anche di 7 anni, ad esempio, di Unione Europea, di nuovi progetti
che si portano avanti e sicuramente di una resilienza che deve essere riscritta per la regione toscana. IRPET può servire, ma sicuramente le spese fatte ora ci fanno capire che forse non è impostata nel livello ottimale. Voto contrario è stato annunciato da Marco Stella di Forza Italia. Sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro, perché c'erano molte cose che non ci tornavano. A partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo, siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale, quindi sui soldi che devono essere dati al personale, e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla Regione Toscana porti un bilancio in questo modo. Oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico, oggi siamo a un cambio di passo. Verrà nominato a breve il nuovo direttore, auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza, per professionalità e per merito, non certo per appartenenza, per quell'appartenenza partitica contraddistinta dal Partito Democratico che sceglie le persone che hanno le tessere. Questo sistema di gestione a noi non piace, lo abbiamo sempre combattuto. Saremo al fianco di IRPET quando IRPET avrà competenza, professionalità e merito e quando lavorerà per i cittadini e per le cittadine toscane sfornendo dei dati, e in più chiediamo ad IRPET anche di fare un cambio di qualità, e lo chiediamo anche alla politica, cioè di mettere in relazione quelle che sono le nostre agenzie con i dati di IRPET, perché ad oggi assistiamo in Regione Toscana a troppe agenzie, ma soprattutto che sono tutte scollegate fra di loro. Occorre coordinamento. Gli interventi per le aree interne. Superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo misure per assicurare una dotazione minima di servizi. Sono queste le priorità verso le quali la Regione dovrà indirizzare i propri interventi a sostegno delle aree interne contenute in una proposta di risoluzione sulle misure di sostegno alle aree interne della Toscana a seguito della crisi sociale ed economica, illustrata in aula dal Presidente della Commissione Aree Interne Marco Niccolai. L'atto di indirizzo è stato approvato dal Consiglio regionale con voto all'unanimità. Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture, ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Abbiamo fatto alcune richieste anche al Governo, in particolare per la Miata e la Val di Cecina, che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino, che nel 2015 sono rientrate nella progettazione. Queste due aree, quindi Amiata e Val di Cecina, sono state ammesse, ma per mancanza di risorse non sono state finanziate. Noi chiediamo al Governo, visto che si sta trattando della programmazione europea, di finanziarle. Voto positivo da parte della Lega è stato annunciato da Luciana Bartolini, che ha giudicato positivamente il ricorso alle audizioni. Secondo la consigliera, per contrastare spopolamento e dissesto idrogeologico è necessario salvaguardare le attività economiche, compresa quella agricola, e garantire il servizio scolastico e gli altri servizi territoriali. Specialmente nelle zone dove sono impianti sciistici, credo che sia una situazione veramente terribile, come da poche altre parti. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché, ascoltando la voce dei diretti interessati, a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve, ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo, per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti, e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va.
Pur confermando il voto favorevole del suo gruppo per Diego Petrucci, l'atto al voto del Consiglio è superficiale, banale e inconsistente, perché avrebbe dovuto contenere richieste più stringenti rispetto a ciò che può fare la Giunta. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la Commissione Aree Interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna. La montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto. Ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere, Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Italia Viva ha chiesto misure straordinarie per il sostegno alle aree interne. Aree interne e montagna sono tra le zone più sofferenti in questa fase. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi, nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica, maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune di linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il governo, lo può fare la regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Critico il Movimento 5 Stelle. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne, ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree. Perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa, quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo?